La Cremonese, priva della difesa titolare, poteva essere oggi la squadra ideale per consentire al Torino versione casalinga di regalare gioco e spettacolo ai propri tifosi. Non è stato così, anche se all'inizio l'aria della goleada l'hanno annusata in molti. L'errore di un Bresciani nervoso e pasticcione era il preludio alla rete di Casagrande, che al settimo, ben servito dall'ottimo Cravero, penetrava facilmente nell'area grigio-rossa. La Cremonese di oggi, a parte la volonterosa difesa zonarola inventata da Giagnoni, è stata ben poca cosa. Dalla cintola in su, in 90 minuti, si metteva in evidenza solo in questa occasione con Gian De Biagi. Per l'attacco granata, Scifo, Lentini, Casagrande, Martin Vazquez, Bresciani, era stata coniata l'espressione formula 5 stelle, ma a parte Casagrande, gli altri quattro sono apparsi più che altro dei buchi neri. Sull'altro fronte, Annoni sprecava qualche rudezza di troppo per frenare un veleitario Floriancic. Positivo Benedetti, che subentrato dopo 10 minuti all'infortunato Bruno, non la faceva mai vedere a De Zotti. Stessa musica per Maspero e Gian De Biagi, due pesi piuma che hanno fatto il solletico ai Marcantoni granata. Poca cronaca anche nel secondo tempo. Al sedicesimo Bresciani era protagonista in negativo sulla respinta di Rampulla. Il vivace Casagrande ci tentava, prima da lontano e poi di testa. Al 39esimo Bresciani finalmente ne indovinava una, facendosi scambettare in aria da Montorfoli. Il 2-0 di Scifo allontanava lo spettro di possibili brutti scherzi in zona Cesarini. Casagrande, questo attacco è stato definito un attacco a 5 stelle, però di spettacolo oggi se ne è visto ben poco. No, non sono d'accordo con te. Cioè, si è visto spettacolo secondo te? Si è visto una partita di calcio, spettacolo si va da un'altra parte a vedere. Noi giochiamo per fare due punti per noi, non è che giochiamo per fare spettacolo per gli altri vedere. No, io pensavo al pubblico quando ti ho fatto questa domanda, non era una critica, perché sì, vincere sì. Si è vinto, voglio dire. No, io no, io penso in vincere la partita, io sono un professionista, non è una risposta aggressiva, non è che non diamo importanza al pubblico, non è questo, è che arriva un momento che si deve giocare per due punti. Qualche tifoso granata è preoccupato dell'eventuale elezione a deputato di Borsano, vi dedicherebbe così meno tempo. Tu cosa ne pensi? No, non credo. Credo che il Presidente ci sia sempre stato vicino, non credo che la politica comporti non essere più attaccato al Toro. Tu gli darai il tuo voto? Sì. Cravero è il migliore dei suoi, oggi non fa quasi mai il libero e si distingue anche nell'impostazione. Benedetti cancella senza fatica De Zotti, è discreto Casagrande, insipida prova di Scifo, Martin Vazquez e Lentini, male Bresciani. Qualche 6 di stima per l'improvvisata difesa cremonese, centrocampo incapace di costruire qualcosa di decente e, diretta conseguenza, attacco inesistente. Sufficiente l'arbitraggio di Fucci. È tutto dalle Alpi di Torino per Pressing Emilio Bianchi.